amabili donne, come in noi è la pietà commendata. Così ancora in noi è dalla divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata. Il che, a ciò che io vi dimostri, e materia vi dia del cacciarla del tutto da voi, mi piace di dirvi una novella non men di compassione piena che dilettevole. In Ravenna, antichissima città di Romagna, furono già assai nobili e ricchi uomini, tra quali un giovane, chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui ed un suo zio senza stima, rimasto ricchissimo, il quale, sì come dei giovani avviene, essendo senza moglie, si innamorò di una figliuola di Messer Paolo Traversaro, giovane troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla trarre ad amar lui, le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli innocessero, tanto cruda e dura e salvatica gli si mostrava la giovinetta amata, forse per la sua singolar bellezza o per la sua nobiltà, sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva. La qualcosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo essersi doluto, gli venne in desiderio d'uccidersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o se potesse, d'averla in odio, come ella aveva lui. Ma invano tal proponimento prendeva, perciò che pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più moltiplicasse il suo amore. Perseverando adunque il giovane, e nello amare, e nello spendere smisuratamente, parve a certi suoi amici e parenti che egli, se e il suo avere parimente fosse per consumare, per la qualcosa, più volte pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare, perciò che così facendo scemerebbe l'amore e le spese. Di questo consiglio più volte beffe fece Nastagio, ma pure, essendo da loro sollecitato, non potendo tanto dir di no, disse di farlo. E fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Spagna o in alcun altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da suoi molti amici accompagnato, di Ravenna uscì. E andassero ad un luogo fuor di Ravenna, forse 3 miglia, che si chiama Chiassi. E quivi fatti venir padiglioni e trabacche, disse a coloro che accompagnato l'aveano che starsi volea, e che essi a Ravenna se ne tornassero. Attendatosi adunque quivi in Nastagio, cominciò a fare la più bella vita, la più magnifica che mai si facesse, or questi e or quegli altri invitando a cena e a desinare, come usato s'era. Ora avvenne che uno venerdì, quasi all'entrata di maggio, essendo un bellissimo tempo, ed egli entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia che solo il lasciassero, per più potere pensare a suo piacere, piede innanzipiè se medesimo trasportò, pensando infino nella pigneta. Ed essendo già passata pressoché la quinta ora del giorno, ed esso ben un mezzo miglio per la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d'altra cosa, subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna, perché, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per vedere che fosse, e meravigliossi nella pigneta veggendosi. E oltre a ciò, davanti guardandosi, vide venire per un boschetto assai folto d'arbuscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e da pruni, piangendo e gridando forte mercè. E oltre a questo le vide a fianchi due grandissimi e fieri mastini, i quali duramente appresso correndole spesse volte, crudelmente dove la giugnevano la mordevano,
E dietro a lei vide venire sopra un corsiere nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano, lei di morte, con parole spaventevoli e villane, minacciando. Questa cosa ad una ora maraviglia e spavento gli mise nell'animo e ultimamente compassione della sventurata donna, dalla qual nacque il desiderio di liberarla da si fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma, senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d'albero in luogo di bastone e cominciò a farsi incontro ai cani e contro al cavaliere. Ma il cavaliere, che questo vide, gli gridò di lontano: «Nastagio, non ti impacciare, lascia fare a cani e a me quello che questa malvagia femmina ha meritato». E così dicendo, i cani, presa forte la giovane nei fianchi, la fermarono, e il cavalier sopraggiunto smontò da cavallo. Al quale Nastagio, avvicinatosi, disse: «Io non so chi tu sei, che me così conosci, ma tanto ti dico che gran viltà è d'un cavaliere armato voler uccidere una femmina ignuda e averle i cani alle coste messi come se ella fosse una fiera salvatica. Io per certo la difenderò quanto io potrò». Il cavaliere allora disse: «Nastagio, io fui d'una medesima terra a teco, ed eri tu ancora piccol fanciullo quando io, il quale fu chiamato Messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei, che tu ora non sei di quella dei Traversari, e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì, con questo stocco il quale tu mi vedi in mano, come disperato, m'uccisi, e sono alle pene eternali dannato. Nestete poi guarì tempo che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta dei miei tormenti, non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato, similmente fu ed è dannata alle pene dell'inferno, nel quale, come ella discese, così ne fu a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti, e a me, che già cotanto l'amai, di seguitarla come mortal nemica, non come amata donna. E quante volte io la giungo, tante con questo stocco col quale io uccisi me, uccido lei e apro la perischiena. E quel cuor duro e freddo, nel qual mai amor né pietà poterono entrare, con l'altra interiore insieme, sì come tu vedrai incontanente, le caccio di corpo e dolle mangiare a questi cani. Ne sta poi grande spazio che ella, siccome la giustizia e la potenza di Dio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo comincia la dolorosa fuga e i cani e io a seguitarla. E avviene che ogni venerdì in su questa ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai, e gli altri dì non creder che noi riposiamo, ma giungo là in altri luoghi nei quali ella crudelmente contro me pensò o operò, ed essendole da amante divenuto nemico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni seguitare quanti mesi ella fu contro me crudele. Adunque lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione, né ti volere opporre a quello a che tu non potresti contrastare». Nastagio, udendo queste parole, tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse, tirandosi addietro e riguardando la misera giovane, cominciò pauroso ad aspettare quello che facesse il cavaliere, il quale, finito il suo ragionamento, a guisa di un cane rabbioso con lo stocco in mano corse addosso alla giovane, la quale inginocchiata e da due mastini tenuta forte gli gridava mercè, e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall'altra parte, il quel colpo, come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone sempre piangendo e gridando, e il cavaliere, messo mano ad un coltello, quella aprì nelle reni e fuori trattone il cuore e ogni altra cosa d'attorno, a due mastini il gittò,
li quali, affamatissimi, incontanente il mangiarono. Ne stette guari che la giovane, quasi di una di queste cose stata fosse, subitamente si levò in piedi e cominciò a fuggire verso il mare, e i cani appresso di lei sempre lacerandola, e il cavaliere, rimontato a cavallo e ripreso il suo stocco, la cominciò a seguitare, e in picciola ora si dileguarono, in maniera che più Nastagio non li poté vedere. Il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza stette tra pietoso e pauroso. E dopo alquanto gli venne nella mente questa cosa dovergli molto poter valere, poiché ogni venerdì avvenia, perché, segnato il luogo, a sue famiglie se ne tornò, e appresso quando gli parve, mandato per più suoi parenti e amici, disse loro: «Voi mi avete lungo tempo stimolato che io ad amare questa mia nemica mi rimanga e ponga fine al mio spendere, e io son presto di farlo, dove voi una grazia mi impetriate, la quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che Messer Paolo Traversare e la moglie e la figliuola e tutte le donne, loro parenti e altre chi vi piacerà, siano qui a desinar meco. Quello perché questo io voglia, voi il vedrete allora». A costor parve questa assai piccola cosa a dover fare, e promissogliele. E a Ravenna tornati, quanto tempo fu, coloro invitarono, li quali Nastagio voleva. E come che dura fosse il potervi menare la giovane da Nastagio amata, pur andò con le altre insieme. Nastagio fece magnificamente a prestare da mangiare, e fece le tavole mettere sotto i pini, d'intorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della crudel donna. E fatti mettere gli uomini e le donne a tavola, si ordinò che, appunto, la giovane amata da lui fu posta a sedere dirimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire. Essendo dunque già venuta l'ultima vivanda, e il rumore disperato della cacciata giovane da tutti fu cominciato a udire, di che, meravigliandosi forte ciascuno, e domandando che ciò fosse, e niun sapendo il dire, levatisi tutti i diritti e riguardando ciò che potesse essere, videro la dolente giovane e il cavaliere e i cani, né guaristette che essi tutti furono quivi tra loro. Il rumore fu fatto grande, e ai cani e al cavaliere, e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi. Ma il cavaliere, parlando come Anastagio aveva parlato, non solamente gli fece indietro tirare, ma tutti spaventò e riempì di meraviglia, facendogli quello che altra volta aveva fatto. Quante donne aveva, che ve ne aveva assai, che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere, e che si ricordavano e dell'amore e della morte di lui, tutte così miseramente piangevano come se a sé medesime quello avesse veduto fare. La qualcosa a suo termine fornita, e andata via la donna e il cavaliere, mise costoro che ciò veduto avevano in molti e vari ragionamenti. Ma tra gli altri che più di spavento ebbero fu la crudel giovane d'Anastagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta avea e udita, e conosciuto che a sé più che ad altra persona che vi fosse queste cose toccavano, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Anastagio, perché già le parea fuggir dinanzi di lui adirato e avere i mastini ai fianchi. E tanta fu la paura che di questo le nacque, che acciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide, il quale quella medesima sera prestato le fu, che ella, avendo l'odio in amore tramutato, una sua fida cameriera segretamente Anastagio mandò, la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacere d'andare a lei, perciò che ella era presta di far tutto ciò che fosse piacere di lui. Alla quale Nastagio fece rispondere che questo gli era a grado molto, ma che, dove le piacesse, con onor di lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie. La giovane, la qual sapeva che da altrui che da lei rimaso non era, che moglie di Nastagio stata non fosse, gli fece rispondere che gli piaceva, perché, essendo essa medesima la messaggera al padre e alla madre, disse che era contenta d'essere sposa di Nastagio, di che essi furono contenti molto. E la domenica seguente, Nastagio, sposatala e fatte le sue nozze, con lei più tempo lietamente visse.
E non fu questa paura cagione solamente di questo bene. Anzi, sì, tutte le ravignane donne paurose ne divennero, che sempre poi troppo più arrendevoli ai piaceri degli uomini furono, che prima state non erano.